Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo le ultimissime notizie sulle elezioni politiche del 2022 dove irrompe preponderante la notizia tirata fuori dalla stampa di possibili accordi tra la Lega e la Russia per far cadere il governo Draghi. La, eh, i servizi segreti smentiscono come ovvio matematico, mentre la sinistra eh, letta chiede eh, immediatamente un'informativa uh, un alla Camera e parla di allarme massimo per le istituzioni e per la sicurezza della Repubblica. Martedì. Partiamo da, vediamo intanto tutte le notizie, martedì nuovo vertice dei leader di centrodestra, il vertice è in programma per martedì 2 agosto, resta sul tavolo il nodo dei centristi. Speranza con Bugani per un'Italia più giusta, dice un caloroso benvenuto a Max Bugani nella famiglia di Articolo 1, lavoreremo insieme per un'Italia giusta. Boldrini, Salvini dica se risponde a italiani o a Putin. Dall'ambasciata russa avrebbe chiesto a un emissario della Lega se avessero la volontà di uscire dal governo Draghi. È inquietante il legame sempre più stretto tra Lega e Cremlino. Salvini ora deve dire la verità del suo operato. Risponde agli italiani o a Putin? Lo afferma Laura Boldrini, deputata del PD. Draghi invece parla del. Continuiamo ad aiutare famiglie e imprese. In questo momento di crisi il governo è vicino al vostro settore, siamo impegnati a contrastare il cambiamento climatico e i suoi effetti più drammatici come la siccità. Continuiamo ad aiutare imprese e famiglie nelle difficoltà dovute all'aumento dei prezzi, soprattutto dell'energia. Investiamo in un'Italia più moderna e solidale che riduca i divari tra le regioni. Vogliamo mettere le aziende nelle condizioni di poter lavorare e programmare il futuro con fiducia. Il governo intende fare la sua parte, così in un messaggio inviato da Draghi all'Assemblea nazionale di Coldiretti a Roma. Guerini, nessuna alleanza con i responsabili della caduta. Ciò che è successo ha delle responsabilità e di certo noi non possiamo essere alleati con chi ha queste responsabilità, dice il ministro della difesa Guerini parlando con i giornalisti a margine della firma di un protocollo di intesa per l'utilizzo del Molo San Vincenzo a Napoli. Noi stiamo affrontando le elezioni politiche come PD, ha aggiunto, a partire dalle decisioni assunte in direzione, in base alle relazioni del segretario, relazione che ha punti precisi. Mandelli, Forza Italia, lavora a programma innovativo e serio. La preoccupazione di Silvio Berlusconi di Forza Italia è quella di impostare un programma innovativo, serio, realistico, che dia risposte ai problemi reali del Paese. Un programma che si occupi di rimettere i soldi in tasca agli italiani dell'occupazione, della natalità e della sanità, che è tornata centrale nel dibattito politico e che affronteremo tenendo conto di tutte le necessità, compresa l'assistenza domiciliare anziani e fragili. Nella nostra politica ci sono molti professionisti rappresentanti del mondo del lavoro. Sappiamo ciò che va fatto, così il deputato e responsabile sanità di Forza Italia e dice. E andiamo a vedere, l'ambasciata russa non commenta su Salvini, abbiamo detto tutto. L'ambasciata russa in Italia non commenta quello che è pubblicato oggi dalla stampa su un presunto colloquio tra un funzionario della sede diplomatica e un emissario di Salvini, l'avvocato capuano. L'ambasciata non ha nulla da aggiungere, i servizi segreti italiani non hanno nulla da aggiungere, ma è ovvio, chiaro, trapelano dei documenti, i servizi segreti dicono non ne sappiamo nulla l'ambasciata russa dice non abbiamo nulla da dire questo è ovvio telefonato che cosa sarebbe successo che appunto degli, eh, un emissario di putin avrebbe chiesto direttamente all'emissario di salvini allora ritirate i ministri in modo da far cadere il governo draghi questo qualche settimana fa proprio in concomitanza quando salvini stava Organizzando il viaggio in Russia, vi ricordate che gli avevano pagato il viaggio in rubli dicendo che era ovvio lui come faceva a poter pagare un viaggio in rubli quando poi Di Battista va in Russia e dice: Io me lo sono pagato da solo il viaggio, ho pagato in euro passando dalla Turchia, non ho avuto bisogno di nessuna ambasciata che mi pagasse il biglietto. Vabbè, andiamo, andiamo avanti, andiamo oltre. L'ambasciata russa dice che non ha nulla da aggiungere a quello che è già stato detto in giugno riferisce una fonte. In giugno l'ambasciata aveva reso noto di aver assistito Salvini e le persone che lo accompagnavano nell'acquisto di biglietti aerei per il suo viaggio a Mosca previsto per il 29 maggio, poi cancellato. L'ambasciata aveva aggiunto che la cifra era stata restituita da Salvini e che il rimborso sarebbe avvenuto anche se il viaggio ci fosse stato. Zingaretti dice in Regione Lazio che i 5 Stelle non abbiamo litigato. Salvini, pensioni a 1000 euro, sono d'accordo d'accordo con Berlusconi sulle pensioni a 1000 euro. Poi dovranno però spiegare agli italiani dove prendono i soldi per fare tutte queste cose, raddoppio delle pensioni, flat tax, sono tutte cose molto costose che teoricamente non si dovrebbero fare a debito, perché sennò l'Italia va in fallimento direttamente, però vedremo poi eh, come faranno a portare le pensioni a 1000 euro, lo spero. Spero che trovino delle soluzioni <coughs> che non arrecchino altro debito. Gabrielli, come vi dicevo prima, capo dei servizi, dice notizie di Salvini-Russia non attribuibile all'intelligence italiana. Ovviamente. Salvini dice, ma crisi dettata da Russia è una notizia falsa, la crisi di governo è stata dettata dalla Russia, siamo seri, a breve ci sarà una smentita a livello istituzionale, è gravissimo che si diffondano queste notizie false, noi siamo con l'Occidente e con la democrazia dice il leader della Lega Salvini, eh, contro la sinistra che litiga e parlando delle ricostruzioni del quotidiano, la stampa. Fassino, Salvini ha dovere di chiarire i rapporti con la eh, Russia, una vicenda oscura, piena di buchi neri. Salvini e la Lega hanno il dovere di chiarire i loro rapporti, la credibilità dell'Italia non può essere compromessa da spregiudicatezze e doppi giochi inaccettabili e irresponsabili. Conte, doppio mandato, risolveremo entro una settimana. Intanto Di Maio Salvini chiarisca su Russia, allarme massimo, dice il Ministero degli Esteri. Eh, allarme massimo e attenzione da prestare alle influenze russe sulla campagna elettorale. Polemica su, su questo, Salvini dice, sono tutte fesserie. Mentre PD e Italia Viva chiedono un'informativa urgente su lega e russia calenda con la destra al governo si rischia una situazione da, da venezuela calenda salvini draghi caduto per forze filo putin su questo poi adesso ne parleremo in un prossimo articolo grazie a tutti e buon proseguimento di giornata